Questa mattina gli alunni dell'Istituto Cristoforo Colombo di Torre del Greco hanno ridipinto la facciata esterna dell'edificio. L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione Set Me Free. Sono in formazione artistica con un gruppo di ragazzi dell'Istituto Colombo proprio per realizzare dei murales all'interno della scuola e anche all'esterno. Un'iniziativa del POR modulo Scuola Murales e i ragazzi sono impegnati nella realizzazione di dipinti che parlano della storia di Torre del Greco e in particolare invece fuori realizzeremo il nome dell'istituto. Quindi un progetto che sia coinvolge i ragazzi sia cerca di far conoscere la nostra storia. Certamente, perché la storia di Torre del Greco è molto importante e soprattutto ad origini molto vetuste. E si cerca di raccontare la storia di Torre del Greco dal folklore e soprattutto anche rappresentando dei monumenti. Quindi cosa ci sarà in questo murales? In questo murales all'esterno cercheremo di distinguere bene l'identità di questa scuola e quindi scriveremo Istituto Colombo, Cristoforo Colombo. In effetti noi abbiamo dipinto due sedi. Ci sono altre scuole che hanno aderito a questo progetto con l'associazione? Sì, su tutto il territorio campano. L'associazione Set Me Free ha molti progetti itineranti. Su Torre del Greco sono almeno 5 anni, questa è la 5ª edizione che facciamo. Loro stanno realizzando per esempio l'Amerigo Vespucci, poi hanno fatto anche delle immagini riportate al muro relativamente ai comandanti, ai capitani e anche i ruoli della scuola IPMAT, perché poi la scuola Colombo comprende sia l'istituto IPMAT che l'istituto nautico che si trova in Villa Comunale. Quindi loro adesso stanno realizzando quello che in DAD avevano un attimino programmato e riportandolo poi dal vivo chiaramente con dei murales. Stiamo continuando un progetto in DAD che è cominciato in DAD, murales, poi ovviamente continuato in presenza. Abbiamo cominciato con delle lezioni teoriche di studio di anatomia e poi ovviamente di studio anatomico, di proporzioni eccetera. Ora ovviamente queste lezioni vengono proiettate poi dal vivo ovviamente. Quanto è importante dopo quasi 2 anni di DAD tornare a fare un'esperienza tutti insieme fra compagni? Ovviamente è fondamentale e importante per dei ragazzi della nostra età, ovviamente crea un rapporto che già comunque è nato nei vari anni scolastici, ma comunque confermare questo rapporto è fondamentale, vedersi anche dai amici, anche scherzare e ridere, comunque cerca sempre di mantenere quell'animo che abbiamo creato in classe ovviamente, quindi è di fondamentale importanza.